Beh, volevo portare all'attenzione dell'Assemblea l'ennesima purtroppo crisi industriale che colpisce le regioni del nord, in questo caso la Lombardia, ma presto sarà anche questione veneta, e riguarda l'ACFA, che è uno dei principali produttori per quanto riguarda la prepress, in particolar modo la stampa offset, che con Fuji e Kodak detiene il 90% del mercato mondiale. ACFA ha deciso in modo non trattabile di abbandonare il nostro paese. È l'ennesima multinazionale che, dopo aver acquisito pezzi della nostra industria, decide di abbandonarla perché il nostro paese purtroppo non è più competitivo. Questo è un dato di fatto, non lo è perché è troppo caro dal punto di vista del costo del lavoro, è troppo caro dal punto di vista della tassazione, non è conveniente per quanto riguarda il mercato interno e purtroppo non lo è anche per le condizioni nel rapporto con i fornitori. Ancora una volta, quindi, dopo la chiusura della fabbrica di Sulmona, assistiamo, devo dire, inermi, perché il governo in questo caso non ha dato le risposte che noi ci attendavamo, che avrebbe dovuto dare di fronte a una situazione così grave che colpisce oltre 100 dipendenti, ma che ha anche delle implicazioni su un indotto e su un intero settore industriale. Dopo Manerbio ci sarà probabilmente anche la crisi dell'ultimo presidio italiano di ACFA, ovvero Vallese. Tutto questo in un quadro in cui il governo purtroppo ancora oggi, di fronte a questo tipo di situazioni, non è in grado di dare alcuna risposta. Allora, noi vorremmo capire quali sono le azioni che possiamo proporre a queste multinazionali che, di fronte a una perdita di competitività, di attrattività della nostra economia, del nostro settore industriale, quali sono le proposte che noi possiamo fare per rimanere nel nostro paese, quali vantaggi fiscali, quali interventi in equity, quali sostegni per la diminuzione del costo del lavoro, che di sicuro non sono certo i 14 euro che ci troveremo nei prossimi provvedimenti in discussione. Quindi il punto fondamentale è il governo e soprattutto il ministro dello sviluppo economico ci dica al più presto come possiamo affrontare questo tipo di crisi, perché ogni giorno è una continua emorragia di Grazie. posti di lavoro. Quindi al più presto dobbiamo avere dal governo delle misure certe, perché i lavoratori e le lavoratrici non hanno più la possibilità né tempo per aspettare. Grazie, onorevole Caparini.